Buongiorno a tutti, a voi presenti, a nome mio e dell'amministrazione comunale di Tortona, il mio più deferente saluto. Quando l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, gruppo medaglia d'onore al valore militare Lorenzo Bezzi di Tortona, ci ha proposto di titolare questi giardini di Piazza Roma ai Marinai d'Italia, abbiamo accolto con grande favore questa richiesta. Intitolare ai Marinai d'Italia quest'area che ospita già il monumento ai caduti del mare era un atto doveroso per manifestare a tutti loro il nostro più alto sentimento di stima, ammirazione e gratitudine. La nostra città ha questo monumento voluto con grande ardore dai marinai nel pieno rispetto di uno dei capisaldi di questa associazione che è il vincolo di fratellanza e tenendo vivo il ricordo dei compagni caduti in guerra, a un'area intitolata ai Marinai d'Italia, a quelli che hanno sacrificato la vita per il paese e a quelli che ancora oggi con grande abnegazione servono la Marina e l'Italia. Oggi per noi è una giornata di gioia, ma il pensiero è sempre in India, perché se ne parla molto meno, ma in quel paese ci sono ancora i due fucilieri del reggimento San Marco, Massimiliano Vattò e Salvatore Girone, che rischiano di non tornare a casa. Il governo e il nostro paese non devono abbassare la guardia, devono lavorare con sapiente diplomazia internazionale per far sì che vengano rispettati i principi dettati dalla normativa internazionale. Il nostro paese deve tutelare, supportare e aiutare tutti coloro che con elevato senso del dovere ed innato spirito di difensore della patria ci difende nella nostra terra, come nelle missioni all'estero, come nel prestare servizio a tutela della sicurezza. Non possiamo e non dobbiamo far sì che i riflettori si spengano su questa vicenda. Dobbiamo far sì che la Torre Girone non si sentano soli in questa vicenda che stanno affrontando con grande dignità e fierezza. Onore ai marinai. La parola al nostro delegato regionale, comandante di vascello, Piercarlo Gallo. Io porto il saluto della Presidenza nazionale nella persona dell'ammiraglio di squadra Paolo Pagnottella, nostro Presidente nazionale, il quale dicevamo, se anche uno solo dei marinai non fa il suo dovere, la nave non va. Quindi non è merito del comandante se la nave va avanti, ma è merito di tutto un equipaggio che lavora unito. E oggi è una giornata di festa, ma come tutte le giornate di festa è una giornata anche di memoria, perché non dobbiamo mai dimenticare chi prima di noi ha servito la patria, chi prima di noi ha dato tutto per la patria. Chiudo ringraziando tutti. Il consigliere regionale Marco Botta darà un breve saluto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Un ringraziamento sentito all'Associazione Marinai, al Presidente Calore, al Sindaco di Tortona Beruti, alle autorità presenti, in particolare al Senatore Pianetta, ma poi un grazie veramente a tutte le associazioni d'arma presenti, perché questa è la festa dei marinai, ma non potremo mai smettere di sottolineare l'importanza delle associazioni combattentistiche d'arma, che rappresentano veramente una spina dorsale di questo paese, un paese che non è soltanto quello che sentiamo in televisione, quel paese malato, brutto, ma è un paese che quando si riunisce in cerimonie come queste sa dare il meglio di se stesso, un paese positivo, un paese buono, un paese solidale, un paese che ha voglia di fare. Non c'è solo la negatività, dobbiamo smetterla di pensare che l'Italia sia soltanto negativa, dobbiamo fare anche e dare spazio agli esempi positivi che in particolare le associazioni combattentistiche d'arma rappresentano ogni giorno con il loro lavoro e col loro mantenimento di valori, una parola desueta forse, non se ne parla più, ma soltanto se sapremo continuare a fondare la nostra ricerca, la nostra radice in questi valori, quelli che citava prima il delegato regionale, sapremo andare avanti. Permettetemi di chiudere con un passaggio sui due marò trattenuti ingiustamente in India. Tutti gli anni ci troviamo qui, tutti gli anni, e questo è già il secondo anno, ci troviamo nella stessa situazione. Beh, non ne possiamo veramente più. Proprio per la dignità con cui queste due persone riescono a sopportare una situazione assurda, ritengo che tutti i comuni d'Italia debbano lanciare una grande azione per adottarli,
facciamoli diventare cittadini onorari dei nostri comuni, diamo una manifestazione vera di attaccamento a questi ragazzi, facciamogli sentire che non sono soli, che non sono dimenticati, ma che tutti i comuni d'Italia li ricordano e li vogliono riavere presto sul suolo nazionale. Grazie ancora, grazie per il Consiglio regionale, grazie ancora per questa bella manifestazione. Ribadendo alle autorità civili e militari qui presente, al sindaco Massimo Berutti, agli assessori Daniele Calore e all'assessore Giorgio Musiari, un ringraziamento va anche a chi ha contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Un ringraziamento va al dottor Adelio Ferrari, che si è fatto per Roberto, che ha fornito lo scoglio, il granito per il posizionamento della targa. Oltre ad averlo fornito, l'ho anche portato. Dopodiché l'associazione si è fatto carico della targa e personalmente l'abbiamo posta in essere. Un saluto va al capitano Giorgio Sanno della compagnia dei Carabinieri di Tortona, al brigadiere Di Stefano in rappresentanza dei vigili urbani, a tutte le associazioni d'arma e ai gruppi dell'AMNI del Piemonte che sono qui venuti, e non di meno ai cittadini che, affollando questa piazza, danno un senso alle nostre manifestazioni. Oggi, a differenza delle precedenti manifestazioni, che nel breve corso della nostra storia come gruppo AMNI di Tortona abbiamo organizzato, dalla costituzione del gruppo, dall'inaugurazione del monumento ai caduti, dalla targa dedicata ai caduti, da una targa illustrativa dietro al monumento con le aree di battaglia del Mediterraneo dove sono state affondate le nostre navi, tutto ciò a ricordo di caduti che ha sacrificato la vita, oggi noi dedichiamo una targa ai marinai, a tutti i marinai, indistintamente, civili e militari, tutti quelli che ogni giorno affrontano il mare per il loro destino. A differenza di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria, in azioni di guerra, molti altri per fortuna hanno servito la patria e alla fine della guerra sono ritornati alle loro famiglie. E qui a Tortona i giovani che nel 1940 andarono a imbarcarsi sulle navi militari e su quelle militarizzate furono tantissimi. Poi nel dopoguerra molti altri giovani andarono in marina e servirono la patria con 2 anni di servizio di leva e per qualcuno altro più giovane per 18 mesi. Altri volontari andarono all'Accademia Navale ed altri alle scuole CEM per periodi più o meno lunghi, dai 4 ai 10 anni, dopodiché alcuni hanno proseguito nella flotta mercantile. In questo decennio di attività del nostro gruppo, nella ricerca di cimeli e oggetti per il Museo del Mare, siamo venuti a conoscenza di tanti episodi, e particolari dei marinai tortonesi, impensabili fino a poco tempo fa. Tante storie e tanti ricordi tramandati, marinai superstiti, un cameriere imbarcato con il comandante Pietro Calamai sul transatlantico Andrea Dorio, colato a picco nello scontro con la nave rompighiaccio Stolcom il 26 luglio 1956. Marinai tortonesi in porto a Genova durante lo spaventoso bombardamento aereo del 9 febbraio 1941 da parte dell'aviazione inglese e tanti altri episodi che stiamo raccogliendo per poi farne una pubblicazione storica e documentale. Bene, per tutti noi che abbiamo fatto il nostro dovere, ci è sembrato giusto ricordarlo come avviene in molte città e quindi abbiamo interessato l'amministrazione comunale perché fossero intitolati i giardini di Piazza Roma e Marinai d'Italia. E oggi con la realizzazione di questa targa e con la intitolazione dei giardini di Piazza Roma e Marinai d'Italia vogliamo ricordare tutti i marinai, indistintamente, civili e militari. Questa targa è dedicata ai presenti, che portano avanti con orgoglio i ricordi del passato. Un ringraziamento al loro operato, con l'augurio di poter passare il testimone alle future generazioni. E prima di congedarmi da voi, lasciatemi ricordare l'assurda vicenda di 2 Marò, capo di prima classe Massimiliano Latorre e il secondo capo Salvatore Girone, giustamente detenuti in India dal 18 febbraio 2012. Questa targa è dedicata a questi uomini di mare. Viva i marinai, viva la Marina, viva l'Italia. E oggi con la realizzazione di questa targa e con la intitolazione dei giardini di Piazza Roma e Marinai d'Italia vogliamo ricordare tutti i marinai, indistintamente, civili e militari.
questa targa è dedicata ai presenti, che portano avanti con orgoglio i ricordi del passato. Un ringraziamento al loro operato, con l'augurio di poter passare il testimone alle future generazioni. E prima di congedarmi da voi, lasciatemi ricordare l'assurda vicenda di due Marò, capo di prima classe Massimiliano Latorre e il secondo capo Salvatore Girone, giustamente detenuti in India dal 18 febbraio 2012. Questa targa è dedicata a questi uomini di mare. Viva i marinai, viva la Marina, viva l'Italia. Adesso passo la parola al senatore Rico Pianetta per la conclusione della cerimonia. Perché vedete, queste cerimonie hanno un grande e intimo significato, e questa realtà che oggi si accresce di una ulteriore intitolazione, Giardini Marinai d'Italia, è veramente, questa realtà è veramente una cosa preziosa, perché è stato detto che nessuna comunità, nessuna nazione, nessun consesso di uomini e donne, se non ricorda il proprio passato, non ha nessuna prospettiva per il futuro. E allora credo che il passante, che anche laboriosamente indaffarato in qualsiasi giorno dell'anno passa da queste parti, non può che notare questo insieme prezioso di elementi che costituiscono il ricordo operoso, il ricordo pieno di dedizione di tanti marinai, è stato detto, anch'io lo voglio, che hanno dedicato se stessi per gli ideali in cui hanno creduto. E queste sono le grandi radici che permettono di apprezzare il lavoro, l'impegno dei marinai d'Italia che prestano servizio sui mari del mondo in questo momento, e costituiscono anche l'auspicio che sempre tanti giovani possano abbracciare questa missione che i marinai d'Italia portano appunto nel mondo, e portano nel mondo con l'obiettivo della nostra Costituzione a difendere il nostro paese, ma soprattutto a portare pace in quelle zone in cui la pace c'è. Allora, forte di questi principi, voglio ancora esprimere un grande applauso all'Associazione Marinai d'Italia, che costituisce un grande motore e anche un grande apprezzamento all'amministrazione comunale, che qui è rappresentata degnamente dal nostro grande sindaco Massimo Berrutti. E anch'io non posso non ricordare, anche per tutte le battaglie che ho fatto in Parlamento, non posso non ricordare i nostri due Marò, che ricordiamocelo, per difendere, per difenderla, per combattere quella che è un elemento deteriore, un elemento di squilibrio, cioè la capacità e la possibilità di percorrere liberamente i nostri mari. Bene, allora io credo che il nostro paese veramente deve dare un grande segnale molto forte, perché sulla base del diritto internazionale i nostri due Marò hanno il diritto di essere giudicati nel nostro paese. È un problema ed è un elemento forte del diritto internazionale. Guai a venir meno e a non salvare questo diritto. Allora vogliamo pronunciare da questa piazza di Tortona un grande richiamo, un grande monito, perché soltanto attraverso il diritto internazionale rispettato ci può essere nell'economia generale
del mondo, la pace, la solidarietà e tutto ciò che può essere elemento di sviluppo. Quindi i nostri due Marò rappresentano anche un elemento di questo tipo e noi vogliamo dare un grande segnale. Grazie ancora a questa bella manifestazione, grazie ancora all'Associazione Nazionale Maritali d'Italia.